Iniziamo un nuovo cammino di Quaresima che ci porterà alla festa più importante del nostro essere cristiani, la festa di Pasqua. Un nuovo anno, una nuova occasione, un nuovo tempo propizio per riscoprire quello che guida i nostri cuori alla realizzazione e alla felicità. Inizieremo con il mercoledì delle ceneri e poi le cinque domeniche che ci accompagneranno per tutta la Quaresima, poi la Domenica delle Palme, fino ad arrivare al giorno glorioso di Pasqua. Ascoltiamo il Vangelo del mercoledì delle ceneri. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Con il mercoledì delle ceneri iniziamo un nuovo tempo di Quaresima. Quest'anno è proprio necessaria la Quaresima? Che senso ha celebrare la Quaresima quest'anno? Ricordiamo anche che l'anno scorso abbiamo interrotto la nostra Quaresima. Abbiamo iniziato per due domeniche in modo ordinario e poi dopo c'è stata la frenata brusca, c'è stato il lockdown, c'è stata la chiusura delle chiese e abbiamo cominciato a vivere un tempo di fede in un tempo di Quaresima particolare, lontano anche dalla celebrazione. E allora che senso ha celebrare la Quaresima quest'anno? Non siamo in lockdown, siamo in un regime comunque di grande attenzione. Non è bastata la lunga Quaresima che da un anno a questa parte stiamo facendo e che, ci rendiamo ben conto, non è ancora terminata. Non sono bastate le varie quarantene che ci hanno chiuso, riaperto, richiuso, riaperto. Questo tempo strano che viviamo con il coronavirus, non basta tutto questo. Dobbiamo imparare a non sprecare nulla della nostra vita, neanche i tempi che sembrano essere senza senso. Il Papa, in una bellissima riflessione, ci ha detto che peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla, chiudendosi in noi stessi. Allora non possiamo far sì che questo anno sia un buco nero nella nostra vita. Dobbiamo in qualche modo cogliere
qualcosa di positivo per poter rinascere. Non arriviamo, la fede non ci fa arrivare a dire meno male che c'è stato questo tempo di sofferenza, mai. La sofferenza non è mai benedetta, e non mai dire meno male, ma dire comunque ne approfitto. Bisogna riscoprire il nostro impegno, e la Quaresima è un tempo propizio, un impegno di responsabilità verso gli altri. Siamo in un tempo in cui, un tempo di modernità, in un tempo virtuale, in cui tutto è connesso, siamo connessi all'istante con il mondo, e allora non possiamo sprecare la connessione, non possiamo sprecare la possibilità e il nostro dovere di essere connessi con tutti. Noi lo chiamiamo comunione, non connessione, perché il rischio è quello dell'isolamento. Stare isolati e stare chiusi rischia di farcelo piacere, questo isolamento, farci stare bene così, e non è così. Dobbiamo imparare, e ce l'ha ricordato sempre il Papa in quel bellissimo momento di preghiera sul Sagrato di San Pietro, una stranissima piazza San Pietro deserta, buia e piovosa. In quella bellissima notte ci ha ricordato che siamo tutti sulla stessa barca, e allora dobbiamo essere responsabili di chi è sulla barca insieme a noi. E allora, come vivere la Quaresima? Come un segno e come un tempo di conversione. La Quaresima è per eccellenza il tempo della conversione, ma forse la prima conversione che dobbiamo fare è proprio quella del tempo della Quaresima. Riconvertire la nostra idea di Quaresima, perché sennò rischiamo di vivere l'ennesima Quaresima ancora e ancora e non fare mai un passettino avanti. Non possiamo fermarci alle opere esterne, non possiamo fermarci ai fioretti, dobbiamo andare oltre, dobbiamo andare in profondità, e allora dobbiamo tornare a mettere Dio al centro della nostra vita. Questa è la vera conversione, questo è il vero passaggio e il vero cambiamento. Al centro della vita non ci sto io, e questo virus, questo tempo di difficoltà ce l'ha fatto scoprire quanto siamo poco e quanto non possiamo comandare, non possiamo gestire nulla della nostra vita, perché arriva qualcosa di improvviso che, sempre come dice il Papa, stravolge le nostre agende, stravolge i nostri progetti. E allora chi è che è l'unico stabile? È l'unico stabile, è Dio. E allora convertire la nostra vita a Dio. E allora in questa Quaresima, a partire proprio da questo mercoledì delle ceneri, fermiamoci a questo segno, al segno delle ceneri, e convertire anche questo segno, passare, e la Chiesa l'ha fatto in questi ultimi anni, da quella che era l'unica formula per il mercoledì delle ceneri, ricordati che sepolvere e polvere ritornerai, alla nuova formula, ormai sono diversi anni che è stata aggiunta, ma è sicuramente un segno grande di passaggio e di conversione, e la nuova formula dice convertiti e creda il Vangelo. Adesso è possibile usarle anche tutte e due, ma normalmente non usiamo più l'altra. Ricordati che sepolvere e polvere ritornerai. Detto in altri modi, è un ricordati che devi morire. È vero, no? E in questo tempo, in questo anno, abbiamo fatto i conti più che mai con la morte e con la precarietà della vita. Però il messaggio della Quaresima non è questo. Il messaggio della Quaresima non è la Quaresima è un tempo di lutto. La Quaresima è un tempo di cambiamento, la Quaresima è un tempo in cui indirizzare il cuore, convertiti, credi al Vangelo, metti il Vangelo al centro della tua vita, il nostro cuore e la nostra vita diretti verso Dio. Anche perché al centro non ci stanno le nostre opere, al centro c'è l'opera di Dio. La Quaresima è un lungo percorso, 40 giorni di cammino, e 40, lo sappiamo, è un numero evocativo di un cammino fatto per arrivare a qualcosa di bello, in quel caso la terra promessa per il popolo dell'Esodo, per noi il qualcosa di bello è la Pasqua. Quindi non è il tempo del lutto, ma è il tempo della preparazione alla festa. E allora la cenere non è semplicemente il ricordo del fallimento, è il ricordo di tutte le volte che noi buttiamo e facciamo diventare cenere, trasformiamo in cenere, mandiamo in cenere i doni straordinari di Dio. E allora
sei cenere e polvere ritornerai, ma la cenere è anche qualcosa di bello, non è la corsa verso il nulla. Ripensiamo quando nei tempi passati i contadini spargevano le ceneri nei campi, nei terreni, per rinvigorire quel terreno, per dare nuova vitalità a quella terra perché potesse portare maggior frutto. Questa è la Quaresima, un tempo in cui siamo chiamati a metter giù per portare frutto. Pensiamo alla cenere che le nostre nonne mettevano nel bucato per renderlo più pulito e più profumato. Quindi quella lisciva delle lavandaie antiche era non un segno di sporco o di inutile, ma al contrario, era il segno proprio del pulito e del bello. E allora proviamo a cogliere, anche se è difficile, i segni della speranza. Forse una cicatrice e un segno che ci lascia questo tempo è un po' di pessimismo, tanti motivi di essere pessimisti, tanti motivi di non riuscire a vedere il bello, e invece cerchiamo di vederlo il bello, cerchiamo di vedere quel seme che nascosto nella terra è chiamato a fiorire. Siamo stati un anno nella terra, un anno nascosti, proviamo a tirar fuori la testa, proviamo a tirar fuori soprattutto il cuore, cerchiamo di far sì che il nostro cuore viva nella speranza. Aiutiamoci l'un l'altro a leggere i segni di bellezza, i segni di speranza, perché il termine di questo cammino sia un tempo di gioia. La Pasqua del Signore nostro Gesù Cristo.